Amici ben ritrovati, a cielo aperto un cordiale saluto da Claudio Ferri. Oggi ci occuperemo di castanicoltura, ma soprattutto parleremo di un insetto nocivo ai nostri castagneti e un rimedio biologico per contrastarlo. Si chiama vespa cinese e mette a rischio i castagneti. Per contrastarla con metodi naturali si fa ricorso ad un insetto antagonista. Campi di lavanda come nella Provenza francese, tra non molto il nostro Appennino ospiterà numerose coltivazioni di quest'erba officinale da cui si estrae olio profumato. Sta per partire la settimana della bonifica, appuntamento annuale ideato per far conoscere impianti e attività consortile. Ecco, quelle che vedete sono chiamate in termine tecnico galle, sono una sorta di condomini di insetti che hanno parassitizzato questa pianta, in particolare queste sono piante di castagno. Ed è appunto l'argomento di questa puntata, uno degli argomenti di questa puntata, nella fattispecie è la vespa cinese che ha colonizzato i nostri boschi, ma soprattutto i nostri castagneti, non solo nel Modenese ma anche in Emilia Romagna. Oggi ci occuperemo di questo perché per contrastare questo insetto dannoso si sta attuando appunto nei castagneti una lotta specifica utilizzando un antagonista, quindi un insetto predatore di questa vespa cinese. Ecco, vogliamo spiegare ai nostri amici telespettatori innanzitutto in che cosa consiste questo nuovo insetto che per noi fino a qualche anno fa era sconosciuto, ha colonizzato i nostri boschi, ma in realtà viene da dove? Ma viene dalla Cina, è stata importata per sbaglio ed è arrivata in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone, in tempi diversi, e purtroppo nei nostri castagni ha questa caratteristica che depone le uova nelle gemme e forma queste galle. Le depone queste nell'autunno? Esatto, purtroppo il problema è che la pianta è asintomatica durante l'inverno, quindi non si riesce a capire dove è presente la vespa. Si vede soltanto in primavera quando c'è questo sviluppo abnorme di queste galle che contengono all'interno le larve della vespa cinese. Quando sarà estate si forano, escono le vespine, che è una popolazione fatta solo di femmine, che quindi non devono neanche accoppiarsi, che andranno a deporre altre uova nelle gemme degli altri castagni. Ecco, come mai solo di femmine? È una specie che è arrivata in Italia soltanto con femmine, si riproduce per parterogenesi telitoca, cioè senza maschi. Questo è un vantaggio dal punto di vista della diffusione, uno svantaggio evolutivo, però nella pratica in questo modo basta un solo insettino che si sposta anche in una macchina e arrivi in un territorio nuovo, riesce subito a colonizzarlo, e questo è un grosso problema. In questo momento è presente in tutto l'Appennino, praticamente dal Piemonte fino alla Calabria. Ecco, noi in questo periodo dell'anno non riusciamo a vedere la vespa, possiamo solamente fare vedere ai nostri amici telespettatori le galle in una qualche immagine fotografica. In questo stadio, quanto tempo occorre ancora finché la vespa esca da questa galla? Diciamo che ci vorrà ancora almeno un mesetto, poi dipende dalle condizioni climatiche. Generalmente in estate, a seconda dell'esposizione, a seconda del clima, cominciano a forarsi. Quando vedete la galla forata vuol dire che l'adulto è già uscito, escono queste vespe che appunto senza accoppiarsi si spostano e vanno a deporre le uova nelle gemme. Quindi una vita molto semplice la loro, non è che fanno grosse, non si cibano, depongono e basta. Ecco, qua siamo a Montombraro di Zocca e noi il danno che vediamo lo vediamo nell'apparato fogliare, quindi di fatto questo parassita impedisce lo sviluppo della pianta e quindi la pianta è meno produttiva, si può dire così? Beh, si può dire che non si è ancora in grado di stimare quale sia il danno produttivo effettivo, sicuramente allo sviluppo c'è una perdita, la pianta si sviluppa meno bene, però comunque sia la pianta riesce a produrre. Quindi se l'annata è favorevole, le condizioni climatiche sono favorevoli, la pianta comunque riesce a produrre. Poi evidentemente è una difficoltà per la pianta, però è difficile quantificarla. In annate in cui il castagno produce, tutto sommato si è visto che non ha inciso tanto. Se il castagno ha già altri problemi, questo si sovrappone, aggiunge danno a danno. Quindi ricapitolando, cosa si è pensato? Si è detto, bene, questa vespa ha un suo parassita naturale, lo si è importato dalla zona di origine e si sta lanciando appunto nel castagneto. E questo che cosa farà? Poi vediamo il lancio successivamente. Ma adesso nel lancio vengono distribuiti maschi e femmine, perché questa specie che si chiama Torimus sinensis, perché è proveniente dalla Cina, è fatto di maschi e femmine, deve accoppiarsi. Questi si accoppiano, vanno a deporre le loro uova direttamente dentro la galla. Quindi in questo modo parassitizzano la vespa cinese presente che non si sviluppa e muore. Queste popolazioni che vengono messe qua nei vari ambienti
poi dovrebbero diffondersi, tanto che abbiamo scelto dei castagneti che siano in genere di crinale o comunque inseriti in contesti con molti castagni, in modo che la diffusione pian piano sia a cerchi concentrici e vada a occupare tutto il territorio nel tempo. Poi faremo altri lanci i prossimi anni. Bene, adesso vediamo questo lancio, poi vediamo anche quali sono le aspettative che voi insomma pensiate che possa dare questo tipo di insetto antagonista, ma vediamo insomma in che cosa consiste tecnicamente. Dottor Barzelli, quindi in queste provette sono contenuti maschi e femmine di questo antagonista. In sostanza queste provette vengono depositate sulle foglie? Sì, in modo che direttamente gli adulti, il Torimus sinensis, vadano a parassitizzare le galle, vanno a deporre all'interno e poi possono, sono già accoppiate le femmine, però sono dei maschi, quindi possono accoppiarsi nuovamente per deporre fino a una settantina di uova all'una. Quindi in questa zona poi si muoveranno naturalmente col vento sulla pianta, quindi creeranno un piccolo serbatoio di presenza di questo insetto che poi dovrà pian piano naturalmente diffondersi, volare e raggiungere altre galle, altri castagni. Dove vengono allevati? Dunque non vengono allevati, in realtà vengono raccolti in Piemonte nelle zone in cui l'infestazione è apparita prima, in cui sono stati già fatti dei lanci dei primi parassitoidi importati. Lì, diciamo in questi 5 anni, si è creato già ormai una presenza abbastanza cospicua di questi parassitoidi, vengono raccolti e poi lanciati nel resto d'Italia. Noi per esempio in Emilia Romagna stiamo facendo quest'anno 11 lanci, un po' in tutte le province, in tutte le zone castanicole. In modo da avere una copertura un po' complessiva. Il progetto quindi è del Consorzio Fitosanitario e nello specifico a Modena? È un progetto regionale in convenzione con l'Università di Torino. Poi chiaramente c'è una forte partecipazione degli enti locali, quindi a Modena, il Consorzio Fitosanitario di Modena, che ha cercato i castagneti giusti, ha scelto, curato la logistica, quindi ha cercato di trovare il posto idoneo. Poi in altre zone sono altre comunità montane, altri enti che comunque conoscono il territorio e possono darci le informazioni giuste per intervenire. Ecco, in questo momento quindi gli insetti sono stati depositati, la prima operazione che faranno sarà quella quindi di cercare di insinuarsi nella galla oppure di accoppiarsi, il primo momento? Dipende un po' da loro, se qualcuno è un pochino più estroso prima si accoppia oppure prima depone, dipende, comunque dipende anche un po' dalle condizioni climatiche. Bisogna evitare che gli piova sopra perché le gocce di pioggia potrebbero dilavarli, una volta che sono insediati riescono comunque a proteggersi e sono già attivi. In questo lancio si può stimare quanti insetti vengono così immessi? Dunque, ci sono già degli studi fatti che dicono che un centinaio di individui di femmine è il numero che garantisce una sufficiente popolazione per sopravvivere, insediarsi e partire con lo sviluppo. Quindi anche qua sono un centinaio di femmine più una cinquantina di maschi. Quali sono le vostre aspettative? Nel senso che in quanti anni pensate di poter debellare questo insetto? Allora, noi ci rifacciamo a un'esperienza simile che è stata fatta in Giappone, nel senso che il Giappone per primo ha importato per sbaglio questa vespina e ha importato per primo il parassitoide ed è riuscito ad avere un equilibrio naturale dopo 8 anni circa. Ora, l'Italia non è il Giappone, quindi è da verificare, stiamo muovendosi in modo coordinato nelle diverse regioni, però penso che comunque non possiamo aspettarci miracoli in tempi brevissimi, sia ragionevole pensare 6 anni, 7 anni. Per vedere un effetto di equilibrio, che vuol dire che la vespa non scompare, ma va in equilibrio, quindi si trova una galla ogni tanto, ma non incide più sulla crescita della pianta o eventualmente sulla produzione. Ma non ci sono rischi che questo insetto riesca quindi a colonizzare un territorio dove prima non c'era, quindi possa creare un disequilibrio insomma, di carattere ambientale? Allora, per quello che riguarda il parassitoide Torimus sinensis, è specifico della vespa cinese, quindi si ciba soltanto della vespa, quindi tenderà ad andare in equilibrio col suo ospite. Il Dryocosmos, chiaramente non avendo competitori, si è diffuso un po' in tutta Italia, nelle aree castanicole, con una velocità impressionante. Quindi questo è il primo fattore di disequilibrio. La lotta biologica tende a riportare un equilibrio. In questo caso, diciamo, la forzatura che abbiamo preso una specie straniera. In realtà sono in corso anche degli studi per capire se le specie autoctone che sono sulla quercia, che si nutrono dei cinipidi che sono sulla quercia, perché se avete presente anche sulle querce ci sono delle galle, sono fatte da insetti cugini della vespa cinese che sono già presenti in Italia.
Ecco, speriamo che i competitori, i loro parassiti, si spostino sulla vespa cinese, quindi c'è anche in corso questo tipo di studi. Carlo Olivari conduce questo castagneto, un castagneto di famiglia, uno dei primi agricoltori, castagnicoltori, che ha segnalato la comparsa di questo insetto e che ha, diciamo, caratterizzato il castagneto con dei danni evidenti. Certo, abbiamo fatto la denuncia al Consorzio Fitosanitario nel 2009, che si è manifestata su qualche alberino. Subito abbiamo fatto le denunce, ci è stato chiesto se per caso avevamo preso delle marze forestiere, no, da via. Invece noi abbiamo sempre fatto i nostri innesti con il nostro materiale, praticamente, no? Perciò la provenienza non è stata colpa che abbiamo infettato il tutto delle marce, no? È stata che è arrivata, non so, col vento. Quali sono stati i danni evidenti, insomma? Allora, la parte dove ha colpito più di tutto, l'anno scorso ad agosto, avevamo gli alberi senza foglie e senza ricci, praticamente, no? Abbiamo avuto un notevole calo. Grande defogliazione della pianta. Quindi, l'anno scorso è anche piovuto molto, magari in totale non è che abbiamo perso tanto come quantità di prodotto, ma solo perché è stata un'annata molto favorevole, no? Al castagno. In realtà, però, la parte colpita ha dato pochissimi frutti. Quindi se fosse stata un'annata, diciamo, con poche frutti in generale, aggiungendosi questo... Certo, avremmo risentito di più di questo danno, no? Essendo stata un'annata quasi eccezionale, abbiamo risentito meno, no? di questo calo. Però il calo c'è stato. Cosa si aspetta da questa prova? Speriamo di salvare le piante almeno, no? Poi, cioè, il nostro obiettivo è salvare i castagneti. Se poi riusciamo a raccogliere qualche frutto, ben venga, no? I lanci del Torimus rientrano nel piano di lotta della vespa cinese finanziato dal Galantico Frignano Appennino Reggiano, dalla regione Emilia-Romagna, ed è stato realizzato dal servizio fitosanitario della regione, in collaborazione con il consorzio fitosanitario di Modena.